L'iniziativa è la selezione regionale dell'Abruzzo del miglior allievo degli istituti alberghieri d'Italia, organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi, che quest'anno si terrà il 2 novembre a Treviso. Qui abbiamo scelto i ragazzi dell'istituto alberghiero di Roccaraso, che oggi si confronteranno, si sfideranno, anche se la parola non è proprio bella, ai fornelli, per decidere chi sarà il rappresentante dell'Abruzzo a questa competizione. Siamo qui ospitati all'hotel La Fenice di Castel di Sangro e la commissione, la giuria sarà composta da chef di lunga esperienza qui della zona dell'Alto Sangro e cercheremo di portare la gastronomia, soprattutto dell'entroterra abruzzese, per cui quello che riguarda l'Alto Sangro, a questa competizione nazionale, sperando di avere un risultato eccellente e positivo, soprattutto perché i ragazzi possano capire ancora meglio come si svolge il lavoro e come si svolge una competizione, perché il lavoro del cuoco, durante il lavoro quotidiano, appunto, è sempre una competizione. Il cuoco ogni giorno, ogni volta che prepara un piatto, dal più semplice al più complesso, viene sempre giudicato dall'ospite che assaggerà quel piatto. Per cui la competizione è un momento per noi anche didattico e formativo, che contribuisce appunto alla formazione culturale e professionale dei ragazzi degli istituti alberghieri.